Questa teoria sul quinto episodio di The Last of Us rende il tutto ancora più bello. Nel quinto episodio della serie TV basata sul celeberrimo videogioco di Naughty Dog, infatti, abbiamo fatto la conoscenza di Harry e Sam e della loro triste storia. Esattamente come nel gioco, il fratello minore viene infettato e poi ucciso dal maggiore, che preso dai sensi di colpa si uccide. Gli autori hanno voluto lasciare quasi tutto identico alla controparte videoludica, ad eccezione del fatto che Sam in questa versione è sordo. Questo cambio è stato fatto in quanto il giovane attore, Kyvon Woodard, avrebbe davvero questa disabilità nella vita reale, ma il suo casting andò così bene che i produttori decisero di adattare il personaggio all'attore. Questa caratteristica tuttavia ha scatenato il web, che ha ideato una teoria che rende il finale dell'episodio ancora più straziante. Quando Ellie si sveglia dopo aver appreso che Sam era stato morso qualche scena prima nella frenesia dei non morti, lo trova seduto sul lato opposto del letto rispetto a dove l'abbiamo visto l'ultima volta di fronte alla giovane. Lei gli si avvicina e viene attaccata, il che porterà Harry a prendere la decisione di porre fine alla vita del suo fratellino per salvare quella di Ellie. Ma la scena si sarebbe potuta svolgere in modo molto diverso se Sam si fosse trasformato in un mostro durante la notte e avesse attaccato Ellie mentre dormiva. Quindi c'è chi teorizza che Sam potrebbe essersi posizionato intenzionalmente di spalle rispetto a Ellie, proprio per evitare che questo scenario divenisse realtà. Sapendo di avere problemi di udito, infatti, è possibile che il giovane ragazzo abbia svoltato le spalle ad Ellie prima che lei si addormentasse, in modo da non notare i movimenti di Ellie dopo essersi trasformato, proteggendola così da se stesso. E tu cosa ne pensi di questa teoria? E stai apprezzando The Last of Us? Seguimi per altre curiosità o teorie sul cinema e sulle serie TV.